Iconica, pungente e sempre sul pezzo, Ilary Blasi è sicuramente una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Da tanti anni in televisione continua ad avere una carriera ancora splendida. Chi dice che lei sia lì perché moglie di Totti ha dovuto ricredersi. La Blasi sa il fatto suo, sia in termini di conduzione che di bellezza. Ma quanto ha speso dal chirurgo? Il suo esordio in TV inizia con delle pubblicità quando era ancora bambina, per poi partecipare a Miss Italia quando aveva appena 18 anni. Qui il suo naso è un po' più pronunciato e il suo seno meno prosperoso. Lei nasce già bella, qui la vediamo agli esordi della sua carriera, naturale e bellissima. Il suo percorso televisivo inizia con Passaparola, iconico programma Mediaset dove faceva il suo esordio assieme a Silvia Toffanin. Poi passa alla Rai dove condurrà Top of the Pops insieme ad Alvin e poco dopo debutterà alle Iene. Il resto è storia, nel 2005 sposa Totti e le sue apparizioni in TV saranno sempre più costanti. Festival Bar, le Iene, per poi arrivare al massimo della popolarità con il Grande Fratello, seguito dall'Isola dei Famosi. Ma veniamo al dunque, quali sono gli interventi a cui Ilary Blasi si è sottoposta negli anni e cosa ha fatto adesso prima di ricominciare con l'Isola dei Famosi? Del suo intervento al seno Ilary non ne ha mai fatto segreto. Difatti, negli anni vediamo lievitare il suo talento e non solo in ambito televisivo. Sin da giovanissima ricorrerà alla mastoplastica additiva per giungere alle sue prosperose forme attuali. Ma il volto, cosa ha stravolto il volto di Ilary Blasi? Il nasino all'insù non è frutto di madre natura, ma di padre chirurgo, che ha ammorbidito i suoi lineamenti rendendola ancora più perfetta. Anche gli zigomi hanno subito una bella rimpolpata e forse il troppo botulino ha snaturato una bellezza che è sempre stata tale. Ma la cosa che di più salta agli occhi è sicuramente il filler alle labbra. Molto, e a detta di molti, forse anche un po' troppo, rimpolpate. Nella sua ultima apparizione TV, Ilary è apparsa molto cambiata. E i telespettatori non hanno potuto che notare che il tempo scorre per tutti, VIP compresi.